possiamo prendere posto velocemente. E allora cominciamo. Buonasera e grazie della vostra partecipazione. 100 anni fa, il 25 di maggio del 1922, a Sassari nasceva Enrico Berlinguer. 100 anni oggi, appunto. Infiniti mondi, questa finestrale di pensieri di libertà, ricorda questa storica figura del Novecento italiano, preferisco dire così, consegnare Berlinguer solo ad una parte del paese. Berlinguer, come avrò modo di dire dopo, appartiene alla storia del Novecento italiano, di tutto il Novecento italiano. Infiniti mondi, dicevo, ha dedicato a questo anniversario un numero speciale, che è questo che vedete, che si può acquistare al banchetto. Numero speciale che ha aperto da una conversazione che io ho avuto con Antonio Passerino e che comprende anche altre testimonianze, un dialogo tra Gianfranco Nardi, direttore politico della rivista, e Marco Fumagalli, l'intervento che Enrico Berlinguer pronunciò nel 1981 in occasione della chiusura della campagna elettorale del referendum sull'aborto, e alcuni focus tematici che sono emersi dalla chiacchierata che io ho avuto con Bassolino. Altrettante intuizioni di Berlinguer, per esempio la rivoluzione femminile, lui la chiamò così, con un testo di Anna Maria Carloni e di Franca Chiaramonte, un altro testo di Gilda Tedesco, e poi una ricostruzione della seconda svolta di Salerno, 1980, operata anche attraverso una testimonianza di uno di Rocco Di Blasi, giornalista dell'Unità che seguì quella vicenda, e infine la ricostruzione di un singolare duello che si svolse a Sassari nel 1937, una ricostruzione che ha fatto Gianfranco Nardi, tra Mario Berlinguer e Francesco Saverio Siniscalchi, papà del noto penalista Enzo Maria Siniscalchi, illustre penalista a sua volta, di un singolare duello che si svolse a Sassari. Ci accompagneranno nella nostra chiacchierata di questa sera due amici artisti, due attori. Sono Mimmo Correlli e Rosario De Cicco, i quali hanno scelto alcuni passaggi della rivista, interpreteranno alcuni passi della rivista, per farci entrare dentro questo numero speciale. Insieme a Mimmo Correlli e a Rosario De Cicco abbiamo invitato due giovani che non hanno conosciuto per ragioni anagrafiche Enrico Berlinguer. Berlinguer, come sapete, è morto quasi 38 anni fa, nel giugno del 1984, e sono Chiara Cornaro e Guido Sandino, perché ci è sembrato interessante cercare di capire come chi si è avvicinato da poco all'impegno politico, all'impegno civile, interpreta l'eredità che ci ha lasciato
e di governo di guerra. Allora, io chiudo questa prima parte della presentazione dando subito la parola a Mimmo Borrelli, che ci porterà dentro questo numero. Io sono nato da Bravura, una città di medie dimensioni, alle porte di Napoli, in via Antonio Gramsci. E nel palazzo dove sono nato c'era la sezione Antonio Gramsci del Partito Comunista Italiano. Era una sezione con tanti lavoratori, braccianti, operai e operai delle grandi fabbriche napoletane, praticamente di tutte le grandi fabbriche napoletane. Il mio primo ricordo politico, per così dire, è del 1953. Avevo appena 6 anni, un giorno tornando da casa, dalla scuola elementare, dal cortile del palazzo dove abitavo e dove c'era la sezione del PC. Mi imbattì in una scena che mi colpì moltissimo. Dei lumi, di candela accesi, intorno alla fotografia, tutti intorno donne e uomini commossi in lacrime. Le donne avevano scialli neri, l'uomo invece portavano il segno di punto sul pavero, sulla giacca e sulla manica sinistra. Era molto strano. E quelle donne e quei uomini stavano facendo una veglia funebre come se fosse deceduto un loro familiare. Con la stessa partecipazione in fila, chiesi a mia madre chi era quel signore attorno al quale c'era tutta questa mobilitazione. E mia madre mi disse di non preoccuparmi e soprattutto di non dire niente a mio padre. Mio padre era un vecchio liberale, una cultura di idee liberali abbastanza lontana dalle idee comuniste. Ecco, questo è il primo ricordo che è rimasto impresso in maniera molto forte nella mia mente. Poi negli anni successivi altri fatti mi hanno portato alla scelta della militanza politica nel Partito dei Comunisti Italiani. E se la prima scena che colpisce profondamente è quella che vedi il giorno della morte di Stalin, la seconda viene qualche anno dopo. Ero alle scuole medie ormai, in una grande piazza che avrà avuto la seconda per importanza della città, quella nella quale c'è anche una sede. Faccio conoscenza una mattina con il mercato delle braccia. Eravamo prima della riforma del collocamento braccianti e in questa piazza al Pasqua stazionavano i caporali che testavano i muscoli dei braccianti, questa punta di chi potesse essere applicato al lavoro nei campi e chi no. In base alla forza delle braccia, il ricordo che ho ancora oggi è terribile. E ciò provocò in me una forte reazione morale. Anni dopo sarebbe venuta la lettera e la lettura delle lettere del carcere di Antonio Gramsci. Ricordo Antonio Gramsci, in realtà è sempre stato dal punto di vista culturale e politico il mio principale punto di riferimento. Leggo le lettere, poi qualche anno dopo i quaderni, ma prima leggo le lettere. Queste due scene sono dopodenti la successiva opera di accumulazione e accumulazione politica attraverso Gramsci mi avvicinano alla politica e per me la politica è pesce. Inizi dell'attività politica
dentro di un bassolino. Adesso Rosaria De Cicco, forse dopo, hai ragione. Io volevo, prima di introdurla, di dare la parola ai nostri interventori, volevo dire una cosa molto, molto breve, molto, perché c'è un'immagine che risale a 37 anni fa, al 12 giugno del 1984, che mi è tornata in mente in questi giorni, ricordiamo i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer, ed è l'immagine di un aereo che decolla dall'aeroporto di Venezia nel pomeriggio di quel 12 giugno, il tragico 12 giugno, per il quale ha cessato di vivere da poche ore, alla volta di Roma. Non è un aereo, come tutti quanti gli altri, non è un aereo di linea, è un Falcon della Presidenza della Repubblica. A bordo di quell'aereo c'è il telefono di Enrico Berlinguer e vicino al telefono di Enrico Berlinguer c'è il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, cioè il massimo garante dell'unità nazionale. Perché mi è tornata in mente questa immagine? Perché con quel gesto simbolico, significativo, Pertini coglie il senso di un'intera biografia umana, politica e morale, e cioè consegna Enrico Berlinguer al novero dei grandi italiani. Io vorrei che noi stasera fossimo consapevoli che siamo qui a ricordare un grande italiano. Chi sono i grandi italiani? I grandi italiani sono quelli che nel corso della loro vita hanno migliorato il paese, ci hanno fatto diventare migliori. Ecco, Berlinguer, indipendentemente dalla sua collocazione politica e culturale, ha reso migliore questo paese. Ed è a tutti gli effetti da considerare quindi un grande italiano. Per capirlo meglio, questa caratteristica che secondo me è comune a pochi altri protagonisti della storia della nostra democrazia, la storia politica del Novecento, me ne vengono in mente 5, 6, 10 massimo, almeno della seconda parte del Novecento, è quella là che Berlinguer ha frequentato con un ruolo da protagonista. Appunto, una mattina di marzo sono andato a trovare Antonio Bassolino e mi sono fatto raccontare il suo Berlinguer. È venuta fuori questa conversazione che vi inviamo nel numero, che vi invito a leggere perché contiene degli spunti di riflessione, degli spunti di discussione molto significativi e molto importanti, aprono anche degli squarci che secondo me sono inediti sulla interpretazione della figura di Berlinguer. Noi, come vi dicevo prima, abbiamo fatto una scelta con Gianfranco Nappi e con Antonio Bassolino nell'organizzare questo momento di riflessione e di discussione. Abbiamo voluto che insieme ad Antonio Bassolino, che appartiene alla prima delle tre generazioni che si sono formate nel segno dell'eredità di Enrico Berlinguer, l'altra è quella di Gianfranco, altri dirigenti politici che sono passati alla storia con i ragazzi di Berlinguer, come vedo anche Antonella Cappardella, gli altri, lo sto formato, la scuola Cramacco, Michele Gaiazzo. Noi abbiamo voluto, proprio per cercare di capire quanta importanza abbia avuto nella formazione di chi si è poi avvicinato all'impegno civile, politico, l'eredità di Berlinguer, abbiamo voluto capire che percezione si ha dell'eredità della politica civile, morale, Enrico Berlinguer, in quella generazione di Berlinguer per ragioni anagrafiche non l'abbiamo conosciuto. Per questa ragione abbiamo invitato Chiara e abbiamo invitato Guido. Io adesso non so, io per ragioni di cavalleria, quindi farei intervenire anche prima Chiara, do quindi la parola a Chiara Cormano, che è una giovane attivista, militante insieme a Guido e tanti altri giovani stanno maturando delle esperienze significative di
di impegno politico e civile fuori dai partiti. Questo mi sembra anche una cosa abbastanza singolare. Oddio, insomma, con i partiti che ci sono adesso forse tanto singolare non è. Chiara Cora. Anche i compagni che sono qui presenti. Io, come appunto accennavo Massimiliano, non ho avuto la fortuna di poter conoscere Berlinguer, siamo lì quasi, Berlinguer per ovvie ragioni anagrafiche, però quello che da nipote, abbiamo parlato di figli di Berlinguer, ma da nipote di Berlinguer mi è trasparso è una costante contemporaneità di Berlinguer. Quindi, come nonostante oggi ci troviamo a celebrare i suoi 100 anni della nascita, cioè sentire questo peso anagrafico inesistente, perché il modo di pensare di Berlinguer, la sua politica, il suo essere attivo, essere presente all'interno della società, l'ha reso quasi immortale. Quindi credo che ora non stiamo a celebrare una sorta di anniversario della nascita, ma proprio da ricordare quelli che sono i valori del Partito Comunista e di quello che purtroppo, ne parlo da giovane, mi rendo conto che non esistono più. Quindi io ho pensato come avrebbe potuto reagire Berlinguer al giorno d'oggi, quindi con una crisi che c'è non solo dal punto di vista politico, quindi dal punto di vista dell'Ucraina, che ora è tanto gettonata dal punto di vista di politica internazionale, ma non dobbiamo anche dimenticarci di tutte le guerre che sono da anni e decenni nel resto del mondo. E ho provato a immaginare che cosa potesse fare Berlinguer. Innanzitutto quello che poi magari Bassolino e anche voi che avete magari avuto la fortuna di conoscerlo, magari mi confermerete, Berlinguer avrebbe innanzitutto magari posto l'ascolto, si sarebbe reso partecipe, come prima funzionava nelle sezioni del Partito Comunista, quindi dove c'era ancora la figura, oggi lo chiamiamo di capo partitico, capo politico, ma prima c'era il segretario, quindi avrebbe preso un ruolo all'interno di quello, una vera posizione, cioè sostanzialmente quello che oggi manca. E credo che anche della politica internazionale avrebbe sostanzialmente dato uno slancio, una figura cardine per tutte quelle che sono le varie crisi. Lui ha definito, gli è stato attribuito il dono dell'ascolto. Qualcuno ha definito anche che Berlinguer aveva la caratteristica del dono della sintesi, di ridurre tutto a principi. Non so questo quanto sia vero, perché ovviamente non ho avuto possibilità di ascoltare, di viverlo in prima persona. Però ciò che ho constatato, e poi diciamo mi ha avuto conferma anche attraverso alcune parole di compagno Bassolino, è che una propria caratteristica di Berlinguer era quella dell'ascolto. Forse era un po' nata dalla sua caratteristica di essere sardo, quindi ha sempre avuto questa capacità di isolarsi, però poi di essere strettamente connesso anche con i problemi del mondo. Quindi penso che ora, anche se il Partito Comunista o Berlinguer fosse ancora vivo, non riscontrerebbe una difficoltà, cosa che magari assistiamo oggi con questa crisi dei partiti. È sotto l'occhio di tutti che c'è una mancanza di partecipazione, che non va dal semplice click di votazione all'altro, ma manca proprio un confronto e un dialogo su quelle che sono le principali domande. Cioè, Berlinguer, io ho avuto modo anche di apprezzare un intervento che aveva fatto il compagno Rappi sulla figura di Berlinguer, e mi sono trovata a leggere quello che è stato un discorso che Berlinguer ha tenuto a Roma nel 77, su un tema un po' che
forse qualcuno di noi storcerebbe un attimo il naso perché si parla di austerità, però collegandolo con i temi di oggi, sostanzialmente è ancora attivo. E Berlinguer, attraverso questa parola di austerità, sarebbe strettamente attuale, perché proprio oggi forse ci vorrebbe una nuova visione di austerità dal punto di vista berlingueriano, quindi fatto una sorta di costruzione, perché proprio dovuta da questa assenza politica, civile, culturale e tanto altro. Quindi io non so, lascio la parola a Simriano. Conferma come l'eredità di questa grande figura, della figura di questo grande italiano che finito prima ha lasciato della segna che è riuscito a fare, che arriva fino a noi. Stamattina mi ha colpito molto una vignetta di Mauro Piano. Solita espressione pensosa, seria, trasmetteva allo stesso tempo grande rigore e grande umanità, l'espressione di Berlinguer, che si chiedeva: e poi come è andata? E come è andata lo sappiamo, è andata decisamente male, o perlomeno non è andata bene, è andata benissimo. Quella semina però rimane, e continua a dare frutti. Se è vero che ci sono ancora generazioni, quello di Chiara, che si richiamano espressamente alla tua figura, io non credo che questo sia successo a molti altri leader politici, non solo della sinistra, ma anche di altre aree culturali. Io vorrei chiamare proprio vorrei chiamare Rosaria perché ancora Rosaria ha scelto una cosa che noi abbiamo pubblicato nella rivista, che dà il senso di questa grande lezione. Non so quanti di voi che l'altro giorno non sono riusciti a leggere su Striscia Rossa, chi non l'ha fatto. Lo faccio quanto prima, è ancora online, strisciarossa.it, un lucidissimo intervento di Massimo Malena su Berlinguer. Ed è un intervento che è poco politicista, uno si aspetta da Massimo Malena, anche di tanto politico, uomo delle istituzioni, stato il primo presidente del Consiglio Postcomunista, uno si aspetta un'analisi tutta politicista, invece Massimo Malena fa una bellissima mini biografia di Berlinguer e dice ad un certo punto una cosa secondo me fondamentale: Berlinguer è anche il leader comunista, anche dentro la crisi della politica, dentro la crisi anche della sinistra, sforza di portare la sinistra stessa oltre le colonne d'Ercole della tradizione novecentesca, che sono quelle, marxista, della collocazione internazionale, tutte le cose che sappiamo. E come lo produce questo sforzo? Introducendo nuove parole d'ordine, l'ambiente, la rivoluzione femminile, grandi, tutto quello che si muove nella società. Nell'82 delle guerre, questo è il passaggio che ha, no, non ha scelto quello. L'intervento di Marco Fumagalli. Ah, poi c'è Marco Fumagalli. In questa tempesta politico-culturale si forma una generazione di dirigenti che poi le sue sfide le vince anche ed è costretta però
a vincolare quando l'antipolitica prende il sopravvento sulla politica. Uno di questi dirigenti l'ho incontrato, Gianfranco, perché hanno maturato l'esperienza di dirigente della FCC negli stessi anni, si chiama Marco Fumagalli, che è stato il segretario nazionale della FCC e che ci ha rilasciato questa bella testimonianza che adesso Rosaria De Cicco ci legge. Grazie. Intervento di Marco Fumagalli e funerale del 2002, Piazza San Giovanni, Roma, 13 giugno 1984. Milioni di giovani, comunisti e non comunisti, hanno imparato in questi giorni qualcosa che non si cancellerà più dalla loro mente e dal loro cuore. Hanno riscoperto che ci sono parole, sentimenti, che possono essere veri e possono essere veramente vissuti, che si può davvero vivere anche morire per una causa giusta. Viviamo in tempi in cui sembra che la politica debba essere per forza lontana da un'intenzione morale, ideale, e talora ridotta a vili mercanteggiamenti. Per questo è così grande il debito che portiamo al Enrico Berlinguer. Egli è stato un grande dirigente, ma noi gli dobbiamo soprattutto di averci insegnato il significato stesso dell'impegno politico. Egli non aveva mai smesso di credere che non ci può essere grande politica se non c'è una grande ispirazione, ideale e morale. C'è una grande differenza tra le generazioni di oggi e quelle di ieri, quando Berlinguer diceva la più grande FCC che ci sia mai stata. Differenti sono i linguaggi, i mezzi, differente la situazione. Ma queste differenze solo apparentemente hanno spento la sete di idealità. Per questo è così grande il suo esempio, è così forte la commozione per milioni di giovani. Abbiamo imparato da lui che è una grande forza che voglia rappresentare il bisogno di trasformazione della realtà, deve riferirsi a valori ideali che paiono antichi ma che rinnovano continuamente il loro senso. E per queste idealità, che molti distruggono credendone soltanto dei sogni, che Gramsci ha dato la vita e che si sono battuti i giovani comunisti di tutte le generazioni, dai tempi di Gilongo sino al sacrificio di tanti come Eugenio Pugliese. Berlinguer ci ha insegnato che al primo posto sta oggi l'idea della pace, della difesa della pace. L'indicazione di Togliatti di unire tutte le forze al di là delle divisioni culturali e di classe al fine di anteporre a tutto la salvezza dell'umanità dinanzi al pericolo dell'olocausto nucleare ha trovato un nuovo sviluppo nell'opera sua. La sua azione per la pace è stata quella di un vero e grande uomo di Stato, consapevole delle difficoltà nei rapporti internazionali, capace di iniziativa diplomatica, sostenitore di proposte realistiche e realizzabili. Egli ci ha insegnato che non c'è solo la diplomazia degli Stati, ma è necessario sempre l'intervento delle masse, una nuova diplomazia dei popoli. In lui era costante l'esigenza di parlare alla coscienza di milioni di donne e di uomini e di saper ascoltare le loro esigenze, la loro voce. Viene da qui la sua attenzione costante ai movimenti di unione e di lotta, in particolare a quelli che vedevano nei giovani i principali protagonisti. Ha saputo essere con noi quando abbiamo manifestato per la pace, contro i missili a Kosovo e in tutta l'Europa. È venuto in strada con noi nella lotta contro la droga, la mafia, la camorra. Vedeva in questi movimenti una speranza per il futuro, il segno evidente di una generazione che in forme nuove tornava ad essere protagonista. E ha saputo insegnare, perché aveva la pazienza di ascoltare. Non ha fatto come coloro che dimenticano di essere stati giovani e dimenticano così quali siano i bisogni e le ansie delle generazioni che crescono in una società come questa. Era lui a invitarci sempre a non dimenticare mai come sia aspro e difficile essere giovani che cercano un lavoro e non lo trovano, che vorrebbero costruirsi un avvenire, hanno troppe strade sbarrate davanti. Non era soltanto il ricordo di chi per tanti anni aveva diretto una grande organizzazione giovanile, era la passione di chi sa che quando c'è una contrapposizione tra forze progressiste e giovani generazioni bisogna trovare in noi stessi la capacità e la forza per scoprire i motivi, per rinnovarsi, per andare avanti. Senza o contro le giovani generazioni non si cambia nulla. Ed è per questo che ci ha insegnato a capire, a non ragionare astrattamente, ad evitare ogni atteggiamento dogmatico rispetto ai giovani.
innanzitutto tra le nuove generazioni femminili iniziò una nuova fase della lotta delle donne, e gli seppe guardare ai temi nuovi e alle idee che entravano in campo senza cedimenti a modo occasionale, ma con l'attenzione a quello che di nuovo si voleva, non più solo la ricerca di un'uguaglianza con il modello maschile, ma una spinta insopprimibile ad una liberazione autentica, alla creazione e invenzione di nuovi valori e di nuovi modelli di vita. In un momento in cui tra le nuove generazioni sembrava affievolirsi la volontà di una trasformazione socialista per i drammi di quel mondo in cui si erano riposte tante speranze, la voce di Berlinguer non ha cessato di richiamare all'esigenza di una società nuova. E questo non sarebbe stato possibile se io non avessi avuto il coraggio di guardare alla realtà, di non ripercorrere le strade ormai rivelatesi senza sbocchi, se non avessi avuto il coraggio di esportare e cercare via lui, la via di un socialismo indicato nelle libertà e non solo rispettoso di quelle che già ci sono, ma proteso a conquistarle di nuove, la via di un nuovo socialismo. Molti hanno giustamente detto in questi giorni della sua grande statura politica, culturale, umana. Per noi giovani comunisti egli è e sarà sempre prima di tutto un compagno, da cui abbiamo imparato a sapere che cosa può essere un partito come strumento di liberazione umana e perché dunque esso deve essere capace di una salda unità, un'unità che non può mai significare però assenza di discussione. Caro compagno Berlinguer, noi ti ricorderemo per il tuo sorriso, ma anche per quel tuo sguardo intanto che sei, che non dava mai l'assegnazione ma forza. Noi ti ricorderemo ancora fra noi, sempre, attento, curioso, sensibile, quasi un po' timido, perfino con noi che potevamo essere dei figli. Oggi ci manchi tantissimo, perché oggi possiamo dirti che il rispetto e la stima nostra si intrecciavano con un grande affetto. Sentiamo ancora quella tua voce, a Padova, rotta, sofferente, mentre con un ultimo tremendo sforzo chiamavi tutti noi alla lotta. Non ti dimenticheremo mai, andremo avanti, anche se il dolore oggi è immenso, ma andremo avanti. Il tuo esempio ci guiderà sempre. Grazie a loro, con la loro decisiva posizione, direi, anche organizzativa, il Filippimondi è riuscito a mettere in piedi una manifestazione che ci terrà impegnati per 3 giorni, per l'Inveriana si chiama, ci terrà impegnati per 3 giorni dal 2 al 4 giugno, 2, 3, 4 giugno, con una serie di appuntamenti, una serie di colloqui, mostre, momenti anche di arte e di cultura nel circolo ex Ilva di Bagnoli. Quindi noi ricorderemo i Filippimondi con le due associazioni che vi ho detto prima, ricorderanno Enrico Berlinguer in questa 3 giorni a Bagnoli, dove peraltro ci sono delle meravigliose, qualcuno la pubblichiamo, ci sono anche delle meravigliose testimonianze fotografiche di Mario Riccio, storico fotoreporter dell'Unità, per Berlinguer, insomma,
capitò spesso negli anni 70, e non capitò ovviamente, andò spesso negli anni 70, in quello che era lo stabilimento siderurgico più importante nel sud Europa. E do quindi la parola a Guido Sannino per la sua testimonianza, poi sentiremo, credo che Mimmo abbia selezionato un altro passaggio dell'intervista di Bassolino, del colloquio che abbiamo avuto di Bassolino, e poi ovviamente concluderà con il Bassolino. Guido Sannino. Mi sentite? Allora, buonasera a tutti e a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto Gianfranco e Massimiliano per il lavoro che ormai da qualche anno portano avanti con Infiniti Mondi, un lavoro silenzioso di memoria, di ricerca sulle eredità del PC. Già appunto l'anno scorso il loro impegno è stato molto significativo e chiaramente quest'anno non potevano sottrarsi alla celebrazione del centenario della nascita di. E oggi, tra l'altro, sarò già ricordato, uscito già Gianfranco, ha scritto il bel libro dedicato a Berlinguer, ci sarà Berlingueriana questo appuntamento da 2 al 4 giugno, spero possiate tutti partecipare. E oggi appunto presentiamo questo numero speciale della rivista in cui sono contenuti contributi molto interessanti. Il primo è appunto questa intervista che la letta prima Leo Passaggio, questa intervista ad Antonio Bassolino, in cui sono contenuti anche aneddoti che io personalmente non conoscevo, alcuni hanno seguito, come per esempio quello della visita a Luigi Longo in Monte Oscure, quindi è un volume che consiglio a tutti di leggere. Venendo al tema di oggi, una cosa che mi preme dire principalmente nulla nel tempo che ho a disposizione è che anche con il centenario della nascita di Enrico Berlinguer noi rischiamo di commettere l'errore che è stato già commesso col centenario della nascita del PC, perché poteva essere l'occasione quella di discussione politica, di analisi, anche di bilancio critico, perché no, quella storia di ciò che è venuto dopo, in realtà è stato un anniversario sostanzialmente in cui è prevalso il sentimento di nostalgia, come se il PC fosse un fatto da dedicare agli anni della gioventù, un'esperienza vissuta in anni in cui era bello e appassionante fare politica e militare. E la stessa cosa sta accadendo, almeno che osservo, tranne con eccezione come ad esempio questa di Infiniti Mondi, sta accadendo anche con Enrico Berlinguer. È una cosa che ci tengo a dire, perché credo che forse ancora più che Antonio Gramsci la sua figura sia stata vittima di interpretazioni assolutamente sbagliate, di fraintendimenti, di luoghi comuni e di banalizzazione. Ne cito alcune alla memoria, perché poi chiaramente per limiti anagrafici non posso aver vissuto al microfono, vabbè, così va meglio. Ok, vi cito alcuni, scusate, mi scuserete se procedo per tutti, però non voglio rubarmi troppo tempo. Il primo, lo ricordava molto chiara prima, è l'austerità di Berlinguer, che era proposto, che sarà utilizzata per in qualche modo legittimare, almeno qualcuno ha provato a farlo, l'austerity fatta dal governo Monti. Poi la strategia del compromesso storico della Ventese sono state utilizzate per nobilitare in qualche modo il governo Letta, fatto con Berlusconi e Alfano. La questione morale è stata vista come una delle cause del terrorismo, quando in realtà si è trattato di un tentativo di forma della politica, e che quindi in quanto tale è molto molto lontana, se non agli antipodi, potremmo dire, rispetto al sentimento di chi voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Poi c'è il famoso quello della NATO, che viene tirato in ballo oggi molto frequentemente e viene utilizzato per giustificare
giudicare in qualche modo una visione acritica alla posizione atlantista sulla guerra in Ucraina. E su questo punto, per fortuna, intervengo con il stordito di voi dell'articolo su Manifesto, mi auguro abbia chiarito il punto una volta per tutte. Poi si è sviluppata la strategia dell'alternativa democratica, liquidandola con mero impiego rispetto alla non praticabilità del compromesso storico. Se è vero che sì, quella strategia in qualche modo non era più praticabile, è vero anche che Berlinguer mette a punto l'alternativa democratica in uno sforzo immane, gigantesco, di rifondare il comunismo italiano su basi nuove, politiche e culturali, perché aveva capito che i sistemi dei paesi socialisti ad est sarebbero entrati in profonda crisi. Poi ha detto, questo è un punto più delicato, non mi sento di adesso di dire che chi ha affermato questa cosa afferma, abbia sminuito il suo pensiero, perché poi questa è una tesi sostenuta da autorevolissimi studiosi e dirigenti politici, insomma, per cui si è negato l'esistenza di un secondo Berlinguer. Appunto, il dibattito su questo punto è stato e tuttora ampio, articolato e complesso. Ci sono persone più legittimate di me a parlarne, però credo che sostenere in qualche modo un'unicità, per così dire, del pensiero e dell'elaborazione di Enrico Berlinguer non renda giustizia all'originalità degli sviluppi della ricerca fatta nei suoi ultimi anni di vita. E su tante cose, infatti, Berlinguer cerca di mettere a punto una vera e propria rivoluzione copernicana. Prendo ad esempio il femminismo contro il femminismo della differenza, di cui si scrive anche in questo volume con due degli scritti, a firma di Franca Chiaromonte, Anna Maria Carloni e di Giglia Tedesco. Berlinguer non solo in qualche modo supera l'approccio emancipazionista di stampo togliattiano, ma fa un salto qualitativo ulteriore, perché riconosce l'autonomia e l'alterità del movimento delle donne rispetto a quelle che erano state le tradizionali istanze del movimento operaio. E di qui l'incontro con il pensiero della differenza sessuale, con la filosofia della differenza sessuale, e non la volontà di imporre un pensiero proprio elaborato dal partito. Più di tutte, però, la cosa che appunto trovo anch'essa impropria è una banalizzazione, per cui alla fine Berlinguer viene considerato un profeta. Credo piuttosto che Berlinguer sia stato un dirigente attento alle esigenze del suo tempo e ai problemi e alle novità che la modernizzazione capitalistica ha iniziato a porre quantomeno dalla metà degli anni 70. Quindi, se è vero che tante questioni che ha posto non hanno trovato una propria collocazione in una tattica e addirittura in una strategia compiuta e definita, su questo bisogna dirci, c'è stata purtroppo anche una scomparsa improvvisa che ha interrotto tutto, è vero anche che se oggi a 40 anni di distanza noi ci troviamo ancora drammaticamente a fare i conti con problemi che già aveva denunciato a suo tempo, più che dimostrare il carattere profetico delle sue intenzioni, della sua azione politica, potremmo dire che dimostrerebbe in realtà il contrario, cioè il fatto che Berlinguer fosse un dirigente profondamente dotato di senso di realtà. E poi appunto Massimiliano parlava dell'approccio di noi giovani all'eredità grande e problematica di Berlinguer. Io mi chiedo una cosa: perché sei stato, appunto tutti noi li conosciamo, un dirigente lungimirante, innovativo, questo fosse lo spunto che mi sento di offrire stasera nel mio piccolo. Mi chiedo perché da un certo punto in poi non ci si è più detti comunisti, perché non andava più bene riprendere, elaborare, sviluppare ulteriormente i fini della ricerca di Enrico Berlinguer. Non lo dico da nostalgia, perché a 26 anni non mi conviene niente, però oggi di fronte a catastrofi come quella
della guerra in Ucraina o del cambiamento climatico, avverto profondamente un punto di quella ricerca e di quella politica. Concluso, grazie. Grazie a voi. Adesso Rosaria, poi dopo. Adesso lo sa, facciamo prima Rosaria, perché Mimmo, vorrei che Mimmo leggesse dopo qualche passaggio, qualche passaggio di San Pasolini, prima, immediatamente prima dell'intervento del Pasolini. Rosaria adesso ci regala un'altra. Allora, questo è tratto dalla una parte del discorso che riguardava la campagna elettorale. Sì, è la informazione di chiusura della campagna referendaria sull'aborto del 1981, oggi o prima, per Berlinguer trascina questo la sinistra italiana, non solo quella comunista, tutta la sinistra del suo complesso, la porta anche sul terreno dei grandi diritti civili, insomma, che in qualche modo nei decenni precedenti, non dico sono stati oscurati, ma sono rimasti in secondo piano rispetto alla... Lui fa la battaglia sul divorzio e fa la battaglia convintamente sull'aborto e pronuncia questo storico discorso in conclusione di quella campagna referendaria del 1981. Io credo chiaramente una piccola parte. Ci tenevo a dire che quando lo leggerete, se non l'avete già fatto, io ho trovato che sia assolutamente attuale, sia perché Berlinguer in ogni suo discorso fa continui riferimenti alla pace, e sia perché credo che anche oggi, vuol dire continuamente, la 194 sia sempre in pericolo in qualche modo, quindi non è mai abbastanza. Ma vi è un altro campo nel quale occorre operare più efficacemente per prevenire l'aborto, quello della tutela più ampia e adeguata che fa garantita alle donne, alle madri, ai bambini. Chi per prima ha lottato e ha ottenuto una legge a favore della lavoratrice madre, a tutela della mamma e del bambino, è stata una comunista, la nostra compagna Teresa Noce. Fu lei che con il sostegno delle donne vinse per prima quella grande battaglia 30 anni fa, una Misti di oggi. Allora non muovevano un dito per aiutare la madre lavoratrice, non dimentichiamo, veniva licenziata in troppo, abbandonata a se stessa, senza lavoro, solo che fosse in attesa di un figlio, o perfino che si sposasse. Sono stati comunisti, insieme ai movimenti femminili, a lottare per l'emancipazione delle donne italiane, perché se non fossero più vittima della loro specifica condizione biologica, perché si ribellassero al destino di un ruolo subalterno nella famiglia e nella società. E così si è cominciato a imporre a tutta la società e si è potuto affermare nell'ordinamento giuridico della legislazione italiana l'accoglimento della maternità come un nuovo valore sociale. E questo vuol dire fare della maternità un valore assoluto dall'intero aspetto della società che deve cominciare ad adeguare a quel valore le sue strutture economiche e civili, i suoi indirizzi culturali, le sue idee di base, gli atteggiamenti di costume. Si tratta dunque di sviluppare un insieme di lotte pratiche e ideali perché il futuro sia meno incerto e gli uomini si sentano più sicuri per la loro esistenza e per quella dei loro figli. Queste aspirazioni che noi comunisti teniamo vive nelle masse popolari, tra le donne, tra i giovani, devono portarci a intensificare l'impegno sia per la difesa della pace, che è il bene supremo dell'umanità, sia per lo sviluppo della democrazia che va garantita da minacce autoritarie, sia per il rinnovamento profondo dell'intera società. La nostra visione dei rapporti sociali umani non ha nulla a che vedere con l'agnosticismo, con lo scetticismo, con l'individualismo esasperato. Lo scetticismo significa la mancanza di ogni fiducia nella possibilità di migliorare la vita degli uomini e della società. L'agnosticismo e l'individualismo esasperato significano che di fronte a qualsivoglia problema ognuno si arrangia come può e lotta contro tutti gli altri nel disinteresse della società e dello Stato. Noi invece crediamo, e crediamo fortemente, nella possibilità di cambiare l'attuale società, cioè di superare il capitalismo
e crediamo che la società e lo Stato debbano intervenire positivamente a sostegno e a tutela dei singoli cittadini, e crediamo e vogliamo affermare i valori della solidarietà come un sostituibile strumento di lotta per l'emancipazione degli uomini e delle donne da ogni sfruttamento, da ogni oppressione, e anche come indispensabile supporto alla formazione e al libero sviluppo di ogni persona umana. La verità è che noi comunisti abbiamo lottato, sì, lottiamo, lotteremo per rendere più felice, più completa la vita di tutti gli uomini e di tutte le donne, ma contro gli egoismi, contro i privilegi, per una vita, una società senza diseguaglianze e senza paure. Cercare la gioia, cercare la felicità, cercare di vivere meglio non è un distorto, non è una cosa dunque se ciò non viene inteso e non si realizza a danno dei propri simili, e se gioia e felicità non sono intese unicamente come brama di possedere beni materiali, ma se insieme ai beni materiali necessari per garantire a tutti una dignitosa esistenza si ricercano e si acquisiscono quei beni che fanno più ricco e più elevato lo spirito. E noi sappiamo che tutto ciò si realizza per approssimazione e conquiste successive, cioè con una lotta tenace e senza sosta. Della comunizione chiaro in questo, per cui da lui viene fuori un'altra caratteristica di cui mi ero anche promesso di parlare, non l'ho fatto. Berlinguer è stato anche un grandissimo innovatore del linguaggio politico. Il linguaggio politico, il linguaggio della sinistra era un linguaggio molto paludato, molto per schemi, molto per assiomi. Berlinguer seppe rinnovare moltissimo anche il linguaggio dei comunisti italiani, dei dirigenti comunisti italiani. Adesso qui, adesso Mimmo ci legge un altro pezzo dell'intervista. Vi leggo un passaggio che io sono uno scrittore, quindi leggo tra le parole, cerco di comporre anche leggendo, diciamo, dalle parole di questa sorta di storia di drammaturgia di si intravede una sorta di trama che però può distrarre da un contenuto importante che aveva il Partitone. È interessantissimo, che viene appassionato con la vita. Il confronto, questo signore qua veniva accettato per posizioni contrarie a volte, forti e furenti rispetto alle scelte della direzione nazionale. Questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché io sono una classe, sono del 79, nel 92-93 quando ci conoscevo, che voi sapete, ovvero una certa, diciamo, aggrappo, una certa conquista che ho stato da parte di una serie di cose che voi conoscete. Io avevo 13-14 anni, fu vietato ad essere d'accordo. Mio padre si offese molto, mio padre operaio, sono figlio di operaio padre, operaio mio nonno, operaio mio bisnonno, io ho saltato la generazione. Mi fu vietata la destra, non mi accorso nel Partito Comunista, mi incazzai con una bestia e capì tutta una serie di cose che ho capito dopo. Quella era una, allora una società che si confrontava su conflitti importanti, si confrontava perché sentiva un pericolo. Ora questo piccolo non lo sentiamo più. Questa generazione Z, che poverini, nati nel 2000, che sono stati sottoposti a un giudizio perenne, hanno sempre sto telefono, sta telecamera addosso, rifiutano la responsabilità, rifiutano di definirsi, rifiutano il giudizio, questa mancanza di rifiuto anche della comunicazione, di confrontarsi su idee opposte sarà la rovina del nostro paese, delle prossime generazioni. Là se dico questa cosa, perché sto scrivendo molto e ci sto anche tremando per un figlio di 2 anni, e cosa gli racconto tra 20 anni, non so. Quindi questo aspetto che vi leggerò, che sembra un po' una trama, un po' di conflitti, invece è interessantissimo. Scusate del panicismo, però non è così. L'approdo sulle posizioni di Ingrao rappresenta il logico sviluppo della mia formazione politica, che è iniziata con la lettura delle lettere dal carcere di Gramsci e lo sciopero del mercato delle braccia all'alba sulla piazza principale di Afrodite. Tutto questo mi avvicina molto sul piano politico a delle affinità ideali, alle posizioni di Bruno Trentini, il quale poi diventerà uno dei miei cari amici.
Una volta entrato nel partito per conquistato dalla relazione che Trentino ha tenuto nel 1962, ma un bellissimo convegno sulle nuove tendenze del capitalismo italiano organizzato dall'Istituto Gramsci. Trentino discute da posizioni differenti con Giorgio Aveva, anzi con una vera e propria controrelazione in cui analizza con metodo i criteri nuovi la modernizzazione del capitalismo italiano, promuovendo un'interpretazione molto convincente dei mutamenti che si sono prodotti nella struttura produttiva e quindi dell'economia del paese con il cosiddetto miracolo economico. Il miracolo economico. Su quella linea si trova anche Pietro Ingrao. Per questo quando Ingrao apre il fronte della dialettica interna ribadendo che non si possono più leggere con le vecchie categorie interpretative quello che è avvenuto nella struttura economica del paese, mi viene naturale importare questo discorso e devo dire che mi colpì il fatto che molti operai e lavoratori della sezione Gramsci di Afragola, pur essendo legati dal fronte alla disciplina e all'organizzazione del partito, cominciarono a seguire con grande interesse questa battaglia di Pietro Ingrao e si era aperta una breccia. A contrastarlo il partito mandò uno dei suoi massimi dirigenti, Giorgio Aveva. Siamo stati in diverse occasioni su posizioni diverse, lontani a volte, però abbiamo sempre avuto un singolare anche forte rapporto personale, innanzitutto avendo la svolta un ruolo fondamentale un momento di svolta della mia attività politica del PC e di conseguenza della mia vita. Nel 1970 ero giovanissimo, avevo 23 anni, ero stato eletto in consiglio regionale alle prime elezioni di quell'organo istituzionale. La Federazione Napoletana aveva avuto candidati, avevo accettato, ero stato molto sostenuto dai lavoratori iscritti alla sezione di Afragola, soprattutto Eri, che fece lucidare il nome sui cantini, su tutta la provincia di Napoli. Alle spalle avevamo il 68, ma anche soprattutto il 69, da un locale, la protesta che nelle piazze era entrata nelle fabbriche, la vicenda del manifesto, io avevo sostenuto anche quelle posizioni. Un giorno a Mendola nella stanza, di Abdonna di nome, era segretario regionale, mi disse bruscamente, cosa faceva lui? Tu devi smettere di fare l'operaista, devi stare sempre fuori dalle fabbriche, devi diventare un dirigente più completo, dovresti fare una bella esperienza in mezzo ai contadini. Poi con un sordo tono per esempio, sai che cos'è il cosiddetto specializzato? No, mi sposi, ecco, vedi che ti farebbe bene andare un po' in mezzo ai contadini. Lui in senso di sfida, io ero molto giovane, accorsi ovviamente la sfida, ci guardammo negli occhi. Dove vuoi che vada, impressione. Molto colpito dal fatto che lui è già venuto, Giorgione disse, per esempio ad Avellino, il Nocilleto e tra il nonano e il Paianese verso Avellino nel Vallo di Lavo, alle 9 telefonò subito alla federazione ad Avellino e io dissi ci vado anche subito. Uscì dalla stanza del segretario regionale e andai a prendere il primo pullman della sita alla stazione centrale che mi portò ad Avellino. Mi presentai in federazione dove entrati dopo un po' nella segreteria federale, dopo qualche mese diventai segretario della federazione Pina del PC. Dopo 2 anni al congresso di Milano nel 1972 e eresse alla segreteria del partito e con Berlinguer in sostituzione di Luigi Rocco, ormai anziano ma entrato nel comitato centrale del Partito Comunista Italiano. Come solito fare, d'altro canto, nella
sua vita pubblica, la vita pubblica, ha condito di tanti episodi, ho cercato di mettermi il più possibile in questa intervista, qualcuno ho dovuto togliere per ragioni di spazio, ma di tanti episodi che dimostrano come la vita di questa grande organizzazione di massa, di questo grande partito comunitario, un'altra delle caratteristiche del Partito Comunista, era fatta anche di rapporti umani, personali molto forti, molto intensi. Tante le persone, tanti i comunisti, di cui i dirigenti anche di grandissimo livello, di cui mi ha parlato e con cui ha avuto rapporti fraterni, ha avuto rapporti importanti. E niente, io lo ringrazio per la disponibilità che ha avuto e per la testimonianza che mi ha reso. Antonio Bassolino. Sì, vorrei io innanzitutto ringraziare davvero e molto tutti voi che avete accolto il nostro invito e che siete qui. Storica sala di Baroni della Schiangiolino. Ringrazio voi in modo particolare Infiniti Mondi, questa bella rivista, e Gianfranco Nappi e Massimiliano Amato, che hanno voluto fare questo numero dedicato a Berlinguer. Occasione anche per questo nostro incontro nel giorno della nascita 100 anni fa di Enrico Berlinguer. Io ringrazio in modo particolare voi, Gianfranco, Massimiliano, Di Cicco e Borrelli, Chiara e Guido, perché non sarebbe stato bello se oggi una città come Napoli non ci fosse stato un momento di ricordare Enrico Berlinguer. Vi sono 3 giornate di approfondimento e di riflessione su diversi aspetti, e quindi è per tutto questo che io sono davvero grato a queste occasioni per ricordare quello che è stato per molti di noi un maestro della nostra generazione, una persona cara, oltre che uno straordinario dirigente politico. Enrico Berlinguer è stato una personalità particolare nella vita politica italiana. È stato, e vorrei sottolinearlo, è stato in primo luogo un comunista italiano, un comunista, segretario del Partito Comunista Italiano. E molti come me si onorano di aver fatto parte dei suoi errori, di una grande storia. Se avessi preso quella strada senza uno come Berlinguer, comunista italiano,
cioè senza il sostantivo e l'aggettivo, messi assieme in modo indissolubile. Ed è stato tramite il ricordamento che questo riconosciuto da tante e tante persone. Ed è per questo che io vorrei, poi avremo le altre occasioni, invito a leggere con questo bel numero di Infiniti Mondi. Berlinguer aveva soprattutto la sua prima caratteristica che io vorrei sottolineare, aveva una straordinaria cultura internazionale. Anzi, forse il termine più giusto è aveva una straordinaria competenza in politica internazionale. Competenza. Perché la politica è competenza. Dovrebbe essere competenza. Una grande, difficile competenza. Ed Enrico Berlinguer aveva una straordinaria competenza in politica internazionale. Intendiamoci. Questa nel Partito Comunista Italiano era una caratteristica molto diffusa a tutti i livelli. E anche un giovanissimo segretario di sezione come me cercava in primo luogo di farsi una cultura e una competenza internazionale. Tutti facevamo così. Anche nella vita di una sezione, operai, di lavoratori, di popolo, quando c'era un incontro, un'assemblea, si cominciava sempre da quello che succedeva nel mondo, anzi da quella che Togliatti chiamava la struttura del mondo. Da lì si cominciava. E poi via via, attraverso un lungo viaggio si scendeva dal mondo all'Europa, all'Italia, magari fino alla sezione di Stella o di Pomigliano d'Arco, che era un'altra sezione. Era un lungo viaggio, dobbiamo dirci la verità, velato anche un po' di ideologia. E dunque, quando alla fine di questo lungo viaggio eravamo poi a Pomigliano, oppure a Stella, oppure a Fagnoli, il rischio di avere un po' di vero ideologico sulla realtà nella quale stavamo, c'era. Ed era dunque una continua battaglia per partire da lontano e dal mondo e però poi per stare dentro la realtà e non farsi condizionare troppo dalla lunghezza del viaggio. Eravamo esagerati, sono il primo a riconoscerlo, in questo accento che mettevamo sui grandi fatti di noi. Eravamo esagerati, ma oggi si esagera in senso opposto. La politica italiana è malata di provincialismo, troppo spesso, di chiusura in noi stessi, di incapacità a guardare i grandi fatti che muoiono. Poi ci sorprendiamo quando all'improvviso ci sono fatti che cambiano lo scenario, cambiano le cose. In Berlinguer questa abitudine alla politica internazionale
era ancora più forte che in tanti altri. Era molto forte. Lui aveva proprio una attitudine alla politica internazionale. E questo è dovuto alla sua esperienza. Era stato segretario di giugno comunista, alla sua conoscenza delle altre organizzazioni giovanili in Europa e nel mondo. E poi, se devo dire quello che penso io, era dovuto anche alla sua origine sarda. Perché la Sardegna è una grande isola. E l'isola è molto particolare. Perché da lì, dall'isola, in mezzo al Mediterraneo, devi costruirti un rapporto da dentro l'isola, proprio perché sei nell'isola, non soltanto con il continente italiano, ma dall'isola lo costruisci con il continente e con il mondo. Dall'isola guardi a loro. Come è successo per tanti grandi scrittori, per tanti letterati. Si succede con Berlinguer. Ed è soprattutto per questa competenza internazionale che quando Luigi Longo si ammala, è grazie soprattutto a questo che Berlinguer viene scelto come vice segretario. C'erano più candidati. Lui, Giorgio Napolitano, altro. Alla fine la scelta cade su Berlinguer. E anche Giorgio Aleva, che pure era più a favore di Giorgio Napolitano. Durante le consultazioni si rende conto del clima che si era venuto a creare e anche Giorgione, chiamavamo affettuosamente, anche Giorgio Lamendola dice sì, Berlinguer ha più esperienza di politica internazionale, ha più attitudine alla politica internazionale e questo per uno che deve fare il segretario generale del Partito Comunista Italiano è importante. E così si sceglie Berlinguer, che fa anche all'inizio resistenza, perché avverte il senso di responsabilità. Vuole pensarci, ci pensa. E poi viene eletto vice segretario e alle spalle ha un lungo cursus. Non tutto tranquillo, fatto anche di momenti difficili. Giancarlo Pajetta, chi non è giovanissimo sa, un politico leggendario, era quello che quando stavamo in direzione assieme a Umberto Terracini poteva permettersi di dire qualunque cosa. Erano gli unici due, Pajetta e Terracini, perché tanti e tanti anni di carcere tra loro, c'era stata una gara chi ne ha fatto più anni di carcere. E quando intervenivano in direzione tutti noi sapevamo, ascoltavamo la storia oltre che il presente. E Giancarlo Pajetta, che poteva consentirsi di dire tutto, disse un giorno che Enrico Berlinguer, una delle sue battute, si era iscritto giovanissimo alla direzione del Partito Comunista. Giovanissimo, ma con un lungo cursus alle spalle. E
avendo attraversato anche prove impegnative e difficili. A un certo punto Berlinguer, che è già un dirigente nazionale importante, viene mandato in Sardegna, a casa sua. Come si usava in certi momenti? Io ero stato con il manifesto, fui mandato ad Avellino, Donise da Napoli città a Pomigliano d'Arco, e così tanti e tanti. Berlinguer per un periodo fu mandato in Sardegna e ha fatto il vice segretario regionale, segretario Renzo Lauri, oratore straordinario, di grande, nelle piazze e soprattutto nel Parlamento. E poi Berlinguer era stato anche segretario regionale del Lazio, un po' per punizione, tra virgolette, perché quando ci fu la vicenda del manifesto, Berlinguer cercò di dialogare con Pintorno, Santa, e con noi ragazzi giovani che appoggiavamo quella battaglia. Praga è sola contro l'intervento sovietico. Il Berlinguer per alcuni anni è stato segretario regionale del Lazio, lungo corso, se momenti difficili. Viene scelto per la sua formazione, per la sua storia, per questa competenza internazionale, per la sua serietà, ed è poi questa una caratteristica che Berlinguer mantiene con sé, questo ragionare sempre sulle vicende internazionali. Così ragiona sul Cina. E il compromesso storico ha due origini. Una è il Cile, Berlinguer vive con grande sofferenza, scrive per Rinascita tra i lunghi articoli. Adesso sono stati intracciati i fogli sui quali scriveva a mano le correzioni. E poi il compromesso storico che nasceva dalla rivoluzione sul Cile e dal fatto che Berlinguer è stato molto togliattiano, anzi in qualche modo il più togliattiano del gruppo dirigente della sua generazione. Storico è il rilancio dell'unità democratica, della grande strategia di Togliatti. Se vi ritraccio, faccio vedere ai finiti mondi, bisognerebbe ristampare quel capolavoro che è il discorso di Togliatti al modernissimo di Napoli del 1944. Lì nasce davvero il Partito Comunista Italiano, nato nel 21, Partito Comunista d'Italia, e poi c'è l'antifascismo, ma il vero Partito Comunista Italiano, quello che poi diventa Partito Comunista Italiano, sottolineato con Berlinguer, nasce qui vicino nel modernissimo, con un grande risultato di Togliatti del 1944. E Berlinguer è il suo erede. E con coraggio fa passi in avanti continui. Si è esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione di ottobre. La democrazia è per noi un valore universale. Bisogna pensare
agli anni nei quali Berlinguer dice questo, per apprezzare la sua capacità. Mi sento più sicuro e tranquillo sotto l'ombrello della nave. I sovietici impazzirono. Io ero a Mosca. Il giorno in cui uscì l'intervista di Berlinguer a Gian Paolo Pazza sul Corriere della Sera. Poi riparleremo meglio a Bagnoli. Ero capo delegazione di una delegazione di giovanissimi segretari del PC. Fummo convocati al Comitato Centrale del Corpus. Con Marioffi, ideologo ufficiale. Per 50 minuti mise sotto accusa per l'invasione del Partito Comunista Italiano. Poi stava per alzarsi e salutarci, io dissi all'interprete: vorrei fare un saluto al compagno Pompei. E lui si sedette e poiché aveva parlato 50 minuti, io ho parlato 55 minuti, che cambiava colore e continuazione. Perché sempre in quello. E mi accorsi anche che l'interprete in certi passaggi non traduceva istantaneamente e non arrivare molto più forte. Questo è stato lo sforzo di Berlinguer. Sappiamo che lui ha portato questa elaborazione fino al limite e lui stesso non è riuscito a superare. Questa grande elaborazione. E non è andato oltre questo limite anche perché Berlinguer, uso questo termine, sentiva quasi come un fatto fisico del suo corpo il tema delle masse popolari, dell'unità delle masse popolari. Che bisognava sempre portarsi appresso alle masse popolari e stare attenti a non perdere. E stare attenti a non perdere il sostegno delle masse popolari. Suo punto di riferimento sempre. Ha cercato di portare avanti anche in passaggi delicati, ma sempre con questa attenzione verso le grandi masse popolari, che poi è stata una caratteristica di tutto il Partito Comunista Italiano, è stata una caratteristica nostra qui a Napoli, chi ha una certa età sa che cosa è stato il Partito Comunista Italiano a Napoli durante il colera del 1973. E grazie al fatto che il Partito Comunista Italiano diventa una grande forza anche di volontariato civile che cambiano le cose. E se guardiamo a quello che succede durante il colera e al grande risultato del 74 del divorzio, capiamo perché nel 1975 Maurizio Valerzi può sedersi su questi banchi e diventare sindaco di questa città. E grazie al 73 e assieme con lui grazie a persone come Andrea Geremichi e a tanti dirigenti che avevano questa capacità di un rapporto con le grandi masse. Infine, in Berlinguer era molto forte la capacità di un pensiero lungo. In questo sono molti i tratti simili tra lui e Aldo Moro.
pensiero lungo. Aldo Moro è per me il politico italiano che più di tutti cerca di capire il 68, quello che si muove in mezzo in giù. Berlinguer è con il suo pensiero lungo e tutti e due che lavorano da posizioni diverse per rendere compiuta la democrazia italiana. Poter così creare le condizioni per una alternativa anche tra loro, ma dopo aver assieme completato il cammino della democrazia italiana. E questo rapporto con le masse popolari io l'ho visto da vicino poi nei giorni del terremoto. L'umanità. Mi ha sempre colpito il modo con cui lo guardavano. Le anziane donne con gli scialli neri dei paesini del cratere del terremoto, quando più volte l'ho accompagnato durante il terremoto. Spesso erano persone lontanissime dal Partito Comunista, ma avevano fiducia nella persona, si fidavano, sapevano che potevano fidarsi, e questo elemento della fiducia è stato sempre molto forte. Berlinguer in quei giorni sceglie anche la strada dell'alternativa democratica, si apre una difficile situazione nel gruppo dirigente nazionale del partito, difficile, anche molto più difficile di quello che appariva all'esterno, lo so, per esperienza diretta, fino al punto che una volta Berlinguer, che era chiaramente in minoranza, ad un certo punto ci guarda tutti quanti e dice: qualcuno chiede il voto. Allora non si usava nella direzione del Partito Comunista Italiano, e quando lui dice qualcuno chiede il voto significa che metteva in conto che poteva stare in minoranza e ne avrebbe fatto le maggioranze. Nessuno chiese il voto. E dunque andammo avanti per dire anche di momenti difficili. Ed Enrico a un certo punto arriva a dire: come sapete non ho fatto nulla per diventare segretario, aveva fatto resistenza a tale impiccio, e non farò mai nulla per restare segretario se non dovessi avere il consenso e la fiducia del gruppo dirigente e dell'unità del partito. Momenti dunque anche difficili, e una personalità che ha saputo attraversare, che è sempre stata dalla parte del mondo del lavoro, che sa che il mondo del lavoro è la nostra forza essenziale, perché se tu sei forte lì, se tu sei forte a quella che è o dovrebbe essere casa tua, puoi fare tutte le alleanze possibili e immaginabili. Ma se sei debole a casa tua, dove non devi essere libero, non sono più alleanza, e il rischio che sia subalternità. Vale per ieri, vale per oggi e vale per domani. Non conosco in primo luogo, altrimenti davvero tutto diventa più difficile. Infine,
la domanda che dobbiamo porci. Ma sono esistiti due Berlinguer? La domanda che ci prescindiamo da. E qual è Berlinguer migliore, più giusto tra i due supposti Berlinguer? È quello del compromesso storico e fino all'alternativa democratica, fino al 1980. Oppure il Berlinguer dal 1980 in poi. Due scuole di pensiero, e spesso il tono, questo livello. La mia opinione è che noi abbiamo avuto e abbiamo un solo Berlinguer. Solo Berlinguer che si muove in situazioni diverse e il Berlinguer che si apre a tanti fatti nuovi. E il Berlinguer che già da giovane aveva fatto alcune scelte che lo porteranno ad aprirsi alla cultura femminile, al femminismo, alle questioni ambientali, ai giovani. E Berlinguer fa scelte in fondo, alla scelta dell'austerità. Allora, per dire l'austerità come mezzo per il cambiamento, perché il mondo è diverso, l'austerità come lotta alle diseguaglianze, non l'austerità per far crescere le diseguaglianze, l'austerity di decenni dopo. E il Berlinguer che si apre al femminismo, che si apre all'ambiente, e il Berlinguer che ci riceve a Roma, c'è una bellissima foto, siamo io qui assieme a Piazza Farnese sui gradini dell'ambasciata francese e lui aspetta il corteo dei giovani napoletani anti-Cavour quando andiamo a Roma, che cominciamo assieme a Dorri Bondi, a Ottaviani, poi girando e poi andiamo a Roma. E Berlinguer, il vero grande interlocutore, si apre ai giovani contro la camorra, non vuol sapere, vuol capire. Sa ascoltare, cerca di fare i conti con la realtà. Interessato alle persone, agli aspetti umani. E infine, infine, una delle sue caratteristiche per me più importanti ancora dopo tanti anni è il sorriso. Qualcuno ha scritto negli anni scorsi che Berlinguer è una persona triste, mai sciocchezza è stata più grande di questa. Berlinguer aveva un sorriso bellissimo, se posso dirlo in questo modo, parlava con il sorriso, se lo sapevi di interpretare, alla porta. Parlava con il sorriso. Qui vicino, nell'albergo mediterraneo, abbiamo trascorso nottate intere a discutere, a parlare, a scrivere i discorsi del giorno dopo. Si usava così, in 3-4. Si sedeva, poi la sua straordinaria segretaria romana che lo accompagnava sempre si metteva a battere a marcia, si faceva là un po' di acqua in faccia, tutto quanto. E poi dopo si andava al metropolo a fare le manifestazioni, si girava e la sua capacità di ascolto era davvero straordinaria. La sua, uso il termine nel senso nobile, la sua curiosità per la realtà delle persone, donne, uomini, diverse generazioni, chiedeva di tutto, voleva sapere tutto, e sempre con concretezza, i salami, i disoccupati, le battaglie. E
grande lezione che ci lascia è quella sulla dignità della politica, sulla sua nobiltà. Non uso questo termine. Sulla bellezza della politica. Tra le più alte leggi di Roma. E sul fatto che era ad essa intere generazioni hanno sacrificato, abbiamo sacrificato tutto. Esagerare. A volte anche gli affetti familiari. Ma dignità, nobiltà, bellezza della politica, la partecipazione democratica, la promozione sociale delle persone. Vale moltissimo oggi, in tempi di crisi della politica e di crisi della partecipazione, di spaventosa crescita dell'astensionismo, quando la prima arma del più debole è, dovrebbe essere, la partecipazione politica e democratica, poter decidere sulla propria vita e sulla vita degli altri. Questa è la lezione che ci lascia un uomo, aggiungo, nato 100 anni fa e molto giovane. Molto giovane, troppo giovane, a 62 anni. Ed io, in queste ore, rispondendo a qualche domanda, mi è capitato di dire una dichiarazione a Dai Dimus. Mi è uscito. Berlinguer molto giovane, troppo giovane, ho giunto a 64 anni. Mi sono accorto invece che sono 62 anni, ovviamente, che è tutto chiaro. Nato nel 1922 e morto nel 1984, e mi sono dispiaciuto con me stesso a proposito. Non riuscivo a darmi spiegazioni. Stamattina anche per delle ore in sofferenza, poi ho capito. A 64 anni è morto mio padre. Mamma mia. Io vi avevo fatto un altro di testa. E nel mio anno 64 e 65. E questo poi è il modo più semplice, affettuoso, tutto scritto stamattina. Un bacio e un bacio. Grazie. Dal 2 al 4 giugno a Cipolletti Silva di Bagnoli per una tre giorni dedicata a Enrico Berlinguer.